Categoria allieve con Martina De Rosa. Secondo posto alla numero 26 Sofia Clementoni. In terzo con il numero, ecco viene sotto all'interno, vediamo Siena, ma andiamo al passaggio, il viene uno, ancora l'atleta della Vittoria, pattinatore Torino, ci prova la Clementoni dall'esterno, ricordiamo 16 tempi, batteria contatta. Eccole all'arrivo, 48 e 40, prendiamo questo. Elisabetta Marino, Sara Gatti, Giulia Cecconi. Siamo al primo passaggio. Siracusa, Brianza in line, Santa Maria Nuova e ancora Marino, Gatti, Cecconi, ultimo giro, ultimi 200 metri, tiene ancora l'atleta di Siracusa che sfrutta l'uscita larga, sfrutta la pendenza di questa ed e tutte sul filo, vicinissime, 49,50. Negri Asia, subito una partenza molto rapida, ora in interno con l'atleta numero 50, l'atleta Dalia Visconti che si va ad agganciare sulla Negri quando suona la campana dell'ultimo giro, prova all'interno ancora Negri che sta e rimane scia la volta aquilana, sono le prime due, continua la Asia. Tempo, spingere fino alla fine, sono quarta batteria, Siena va a prendere la prima posizione, si tratta di Rita De Gianni, seguita dalla trovo Emma, campionessa regionale Veneto. Ancora De Gianni, Trovo, Piloni, sono vicinissime, quindi alta la velocità della prima atleta di Siena, ci prova la Trovo che deve riagganciare, rinserirsi dietro, 43, 45, 46, 93, buono il tempo di... è una cattiveria, è un attentato. Partenza valida, Carola Falco, campionessa italiana della Brianza in line, secondo posto ora per l'atleta del Gardano Ginevra Nicone che va a tallonarla. Siamo all'ultimo giro, passaggio esterno per l'atleta del Cardano, Siracusa all'interno, Cardano all'esterno, si toccano un po', ancora la Falco in prima posizione, Falco, Giulia Formosa e ora arrivo con un tempo di 48 e 42.